Allora, sappiamo che tu, appunto, Cristiano Ronaldo in braccio l'hai giudicato fra i meno belli, via. Beh, oggettivamente non posso dire una cosa del genere. Piacere personale, nel senso che lo vedo veramente troppo, troppo costruito, troppo perfetto, e la perfezione si sa alla fine. Però dai, anche Beckham, la coppia Beckham un po' costruita, eh? Dai, Victoria, come tanto genuina non mi sembra. No, come immagine sicuramente sono costruiti anche loro, però Beckham ha quel qualcosa in più che lo rende meno perfetto rispetto a Cristiano Ronaldo. È stata molto chiara. Ma allora, che ha stroncato anche Osvaldo, che è l'uomo dei miei sogni proibiti, diciamo. Sì, ecco, lo so. Giovanni, possiamo dirlo. Mi ha già tradito, vedete. Succede così. Allora, cambiamo invece argomento. Visto che non esiste solo il derby, c'è stata un'altra partita che ha deciso i vertici della classifica. Ovviamente parlo di Napoli-Juve, una partita iniziata tra l'altro con le musiche del grande Pino Daniele, che noi amiamo tantissimo, che non ha portato bene a Napoli. Beh, non è stato Pino Daniele, diciamo che il Napoli poteva fare di più. Allora io ti volevo chiedere questa cosa. Sarebbe stata anche una battuta che Pino Daniele ha aiutato la Juve a rompere un po' questa cabala che la vedeva sempre sconfitta negli ultimi anni. Sì, certo. Paolo. Certo, allora la domanda che ti pongo è questa: qual è secondo te l'uomo protagonista della Juve che ha deciso appunto la partita, e invece chi del Napoli ti ha un po' così stupito in negativo, nel senso non ti aspettavi una performance così chiacca? Sono tornati a vincere appunto dopo 14 anni, mi sembra, no? Giusto? 14 anni. E penso che l'uomo che ha cambiato le sorti inizialmente, assolutamente Pogba, con il suo destro girato, è stato il gol comunque che ha aperto le danze. Per quanto riguarda il Napoli, invece ho apprezzato tanto Mertens, mi è piaciuto molto Mertens, ha deluso un po' Amsic, forse questo. Chiarissimo. Grazie. Molto, molto concisa. Vogliamo invece fare una domanda su di lei, appunto sulla trasmissione. Chiediamo ora praticamente come è arrivata la signora giallorosso e come ti trovi, la tua esperienza, cosa stai imparando lavorando in questa trasmissione televisiva. Sono arrivata alla signora giallorosso subito dopo la mia esperienza al Cuore Sole Village, che è un villaggio ospitalità della S Roma, presentato prima di ogni partita, insomma davo il benvenuto ai tifosi. Ed è un villaggio appunto che raccoglie i bambini, le famiglie, ed è una cosa molto bella che ha fatto l'Ester Roma, ha pensato appunto per promuovere il fair play e per avere appunto più famiglie allo stadio, più bambini presenti. E subito dopo quello appunto ho avuto la possibilità di mandare il mio curriculum alla signora in giallo rosso, sapevo che cercavano persone, ed è veramente un'esperienza fantastica perché ci sono dei professionisti, dei veri professionisti che sanno comunque mettere a proprio agio il tifoso è sempre il benvenuto, e sanno comunque anche scherzare, mettersi in gioco pur mantenendo comunque una linea da veri professionisti, e quindi sanno come regalarti ogni giorno qualcosa in più che ti accresca. Questo è l'importante. Infatti mi è piaciuto molto che mi hai definito una vera famiglia, no? Sì, sono una famiglia per la me. Seconda veramente. Famiglia. Dalla prima volta che li ho conosciuti mi hanno fatto subito sentire a casa. Quindi è importante, diciamo, anche questo, anche l'ambiente che si respira poi lavorando, anche questo è importante. Certo, senza stress. Invece volevo